Ma tu pratichi digiuno intermittente? L'hai mai fatto il digiuno intermittente? L'hai mai provata? È una pratica alimentare che qualche anno fa è esplosa. C'erano tutti i digiuni intermittenti, nessuno mangiava più. Però, cioè, le fasce orarie da quest'ora a quest'ora, tutti a mangiare, nessuno a mangiare. Ne parlavano tantissimo, adesso non se ne parla più tanto. Perché? Ti dico questa cosa, tra l'altro, io lo provai, sai perché? Perché in un'intervista di Hugh Jackman, lui lo provò e lo utilizzò per prepararsi al ruolo di Wolverine. E ovviamente io, da fan della Marvel, in particolare fan di Hugh Jackman, perché diciamolo, la Marvel sta qua, Hugh Jackman sta, cioè non potevo non provarlo, e lo provai e mi ci trovai relativamente bene. Not my cup of tea, come dicono qua, non è la mia tazza di tè, cioè questa espressione in inglese. Comunque, long story short, il digiuno intermittente è una pratica che prevede di alternare una fase di alimentazione in cui mangio una fase di digiuno nella giornata, nella settimana, eccetera. In realtà il digiuno intermittente è un termine generico, ci sono diverse forme applicate e in questo video ne parleremo a fondo, faremo chiarezza dividendo il video in tre diverse parti. La prima parte vedremo le diverse forme di digiuno intermittente, cosa si intende, come funzionano. La seconda parte vedrà quelli che sono i benefici di questa pratica, cioè perché è entrata in voga, perché la gente lo fa, cioè ci deve essere un motivo perché non mangia a certa ora. E la terza ed ultima parte vedremo quelle che sono le applicazioni nel bodybuilding, perché da tutto questo mondo del digiuno intermittente possiamo portarci a casa veramente veramente tante tips. Ora, prima di iniziare ti chiedo, ma tu vorresti essere parte di questo progetto, di questo mondo rhino? Ci sono diverse occasioni, ma la prima in assoluto è quella più semplice: metti un like e seguici qua su YouTube, ma anche sulle piattaforme Instagram e social che trovi qua sotto in descrizione. E vi ringraziamo da parte di tutto il team Rhino per il supporto. Andiamo col video adesso. Prima parte, diverse tipologie di digiuno. Quali sono le diverse tipologie? Come fai a distinguere il digiuno? Il problema di base, ragazzi, è terminologico della lingua italiana. Eh sì, e poi dite perché Ludo parli sempre inglese, utilizzi termini inglesi? Perché parliamo generalmente di digiuno, ma in realtà in inglese si utilizzano dei termini diversi. Un digiuno di breve periodo, che è quello del fasting, no? Si usa il fast, infatti la colazione è il breakfast, cioè rompo il digiuno. Un digiuno di lungo periodo importante, di diversi giorni, che è lo starvation, lo starving. Perché è importante questa prima distinzione? Perché abbiamo tanta letteratura che si basa proprio su questo starving, di un digiuno di lungo periodo, e infatti ci sono molte cliniche di digiuno dove si prendono le persone, si fanno digiunare sotto supervisione medica per tanti giorni, a volte diverse settimane, per ottenere degli effetti in cui non ci addentreremo, però generalmente effetti benefici non ancora del tutto dimostrati, ma sicuramente ci sono degli indizi promettenti che riguardano la sfera detox, la sfera anti-aging, e abbiamo tanta letteratura che in realtà parte da alcuni studi addirittura degli anni 40, quindi pensate quanto tempo fa. Abbiamo poi la tipologia di digiuno inteso come fasting, dove a sua volta abbiamo due diverse tipologie di applicazioni, che sono l'intermittent fasting, quindi il digiuno intermittente vero e proprio, e il time restricted feeding. Che differenza c'è tra i due? Quando parliamo di digiuno intermittente stiamo parlando di tutti quei casi in cui il corpo va a operare uno shift metabolico per sostenere quello che è il fabbisogno energetico. Sostanzialmente si affida a dei processi di gluconeogenesi, ossia va a utilizzare dei substrati alternativi ai carboidrati per produrre energia, che normalmente sono grassi, sicuramente quando iniziamo a entrare in fenomeni addirittura di chetosi, in primis il tessuto proteico, quindi le proteine in generale. Questo normalmente avviene quando si parla di digiuni per tanto tempo, quindi un digiuno che dura 18-20 ore, no? La finestra del 6-18, quindi 6 ore di alimentazione e 18 di digiuno, o del 24, quindi faccio 4 ore di alimentazione e 20 ore di digiuno. Il time restricted feeding invece va a riguardare delle finestre che sono un po' più medie, quindi si parla di digiuni che durano 10-12 ore, comunque sotto le 16 ore, che sono, attenzione, dei comportamenti alimentari che rivediamo molto spesso, perché se ci pensate 8 ore di digiuno le facciamo soltanto dormendo, almeno te dormi 8 ore, perché dovresti dormire 8 ore, cioè tutto questo, no? Quindi già soltanto buona pratica è quella di mangiare almeno un'ora, diciamo anche 2 ore prima del sonno, e magari, ecco, ti svegli la mattina, una cosa e l'altra, mangi dopo un'oretta, dopo 2 orette, ecco qua che stai in una situazione di time restricted feeding. E in questo caso tutti questi processi di gluconeogenesi non si attivano, quindi mettiamo comunque in sicurezza quello che è il tessuto proteico, la nostra preziosissima massa muscolare. Quindi, recapitolando, digiuni super mega prolungati, parliamo di starvation, di starving; digiuni un po' più breve termine, circa 20 ore di digiuno all'interno della giornata, parliamo di intermittent fasting; quando il digiuno è un po' più breve, circa 10 fino a massimo 16 ore, si parla di time restricted feeding. Queste sono le nostre tipologie, ma
quali sono i benefici? Cioè, perché la gente fa il digiuno? Allora, partiamo da un concetto. La specie umana, l'essere umano, vive di un'alternanza tra periodi di abbondanza e periodi di carestia. Questo sia su macrofasi, sia su microcicli. Cioè, normalmente è logico, non mangio, devo procacciarmi da mangiare. Quando riusciamo a trovare da mangiare, mangiamo. Poi, insomma, c'è questa alternanza, sempre un'alternanza a cui il nostro corpo si è adattato con delle precise modulazioni. Modulazioni, innanzitutto, ne abbiamo parlato spesso del sistema nervoso autonomo, quindi un'attivazione del sistema simpatico in periodi di carestia, quindi sono situazioni in cui la glicemia tende a scendere, ok, perfetto, si attiva il sistema simpatico perché dobbiamo cliccare, fight or fly, dobbiamo mangiare, dobbiamo procacciarci da mangiare. Poi un'attivazione del sistema parasimpatico quando mangiamo, quindi c'è un release, uno spike di insulina che ci porta in parasimpatico, ci demobilizziamo perché è il periodo di abbondanza. Ma il periodo di abbondanza è anche associato a una produzione di elementi proinfiammatori, quindi per esempio citochine proinfiammatorie, e questo avviene normalmente anche quando i livelli di grasso aumentano, il tessuto adiposo ha un comportamento, ha una produzione di citochine proinfiammatorie. Questo perché? Perché vogliamo dare una sferzata, un boost proinfiammatorio in una situazione in cui siamo in abbondanza, che è esattamente il contrario che succede in situazioni di carestia, dove abbiamo una risposta adattativa allo stress e ci sono una serie di elementi antinfiammatori. Quindi c'è questa alternanza concreta di tantissimi elementi nel nostro corpo che è perfettamente bilanciata. È un'alternanza che in realtà, man mano che siamo andati avanti, no, nel nostro sviluppo, evoluzione, eccetera, cioè siamo più o meno persa, perché meno male, no, la nostra battuta di caccia, ecco, scendo, vado al supermercato, magicamente va sempre bene, e quindi sostanzialmente siamo sempre in un periodo di sovrabbondanza, no, che è il motivo per cui poi l'obesità inizia ad aumentare e tutte quelle che sono delle malattie cronico-degenerative poi si basano su dei processi di infiammazione di basso grado che meno male va a colpire tutti quanti, no? Quindi sostanzialmente in tutto questo marasma il concetto del digiuno intermittente vuole tornare a simulare questa alternanza, quindi sai che c'è, facciamo che in alcuni periodi, in alcune fasce orarie non mangi, quindi simuliamo questa cosa, in altre fasce orarie sono fasce orarie di abbondanza in cui mangi. Ora, il discorso è sicuramente sensato e ci sono riscontrati degli effetti positivi, innanzitutto una riduzione di status inflammatori, che è la prima preoccupazione, in secondo luogo un miglioramento della flessibilità metabolica, perché? Perché il corpo in situazioni di digiuno deve utilizzare e inizia a utilizzare soprattutto grassi a scopo energetico, in situazioni di calma, insulinica, eccetera, e quindi recupera quella che è la flessibilità metabolica. Ho dedicato diversi reel alla flessibilità metabolica, quindi vai e non perderteli su Instagram, sotto qua trovi il link del mio profilo. Il miglior utilizzo dei grassi a riposo, sicuramente importante, abbiamo un miglioramento, neanche a dirlo, della sensibilità insulinica, un miglioramento anche della microflora intestinale e poi tutta una serie di miglioramenti che in realtà negli studi possiamo dire con quasi assoluta certezza sono collegati soprattutto alla restrizione calorica, perché nella maggior parte dei casi il digiuno intermittente viene fatto in parallelo a una restrizione calorica, quindi quando vedo che c'è una diminuzione del peso, una diminuzione della pressione ematica, un miglioramento della composizione corporea, riduzione del grasso, eccetera eccetera, diciamo che vedendo che c'è una restrizione calorica, quindi una persona che sta nel deficit, molto più probabilmente è quella la causa principale, ma il digiuno intermittente è probabilmente anche una concausa interessante. Quindi noi abbiamo tutta questa serie di benefici che logicamente sono benefici concreti, quindi iniziamo a approfondire. L'unica cosa che va detta è che questi benefici si hanno sia col digiuno intermittente sia anche un po' meno con il time restricted feeding, sicuramente interessante perché è una strategia molto più applicabile, no? Sono meno ore di digiuno, abbiamo visto anche 10-12 ore, ma questi benefici sono molto più importanti, cioè sono estremamente con semplicemente l'applicazione di una dieta ipocalorica. E sostanzialmente, anche se non faccio digiuno intermittente, nel momento in cui io sto in deficit calorico, tutte queste cose io le rivedo come miglioramento. Non deve essere un deficit prolungato per chissà quanto, perché poi ci sono i meccanismi di adattamento, però tutta la ricerca che si sta facendo sull'anti-aging in generale, collegato a una situazione di restrizione calorica, che è un altro capitolo che non è niente di assolutamente dimostrato e certo, però ecco, mangio di meno, sto in restrizione calorica, è normale che c'ho un bel miglioramento della sensibilità insulinica, un utilizzo maggiore di grasso in condizioni di riposo, anche perché mangerò meno carboidrati, insomma tutto questo viene esasperato nel momento in cui c'è, anche senza digiuno, una situazione di deficit energetico. Ok, ultima parte, sto digiuno, ok, in diverse forme, diverse cose, nel bodybuilding posso utilizzarlo, possiamo utilizzarlo? Beh, ci sono molti concetti interessanti, io ho sempre parlato del concetto che ci deve essere una ciclizzazione, perché qual è il problema di base? Il problema è che tutto questo discorso dell'alternanza tra post adattativo allo stress, tra input comunque catabolici, input anabolici, cozza con lo sport in generale, ma soprattutto col bodybuilding, nel senso che nel bodybuilding noi vogliamo essere sempre anabolici, cioè non vogliamo crescere
crescere il più possibile. Io non voglio il momento catabolico, ok? Vorrei indirizzare il catabolismo al grasso, ma io di base voglio stare in una situazione perenne di massimo anabolismo. Purtroppo qual è il discorso? Che questa situazione di massimo anabolismo può esserci, ma dura poco, ok? Prendiamo il rebound post gara. Vedi, questi atleti che lievitano, che hanno un pump incredibile, che prendono molto glicogeno muscolare, è una situazione anabolica importante. Perché? Perché è una situazione di sensibilità insulinica molto accentuata, una situazione in cui c'è un direzionamento dei nutrienti verso il muscolo, e quindi tutte queste cose portano l'atleta a essere un vero anabolismo molto molto esasperato. Il problema è che il gioco dura a un certo punto. Perché? Perché a un certo punto, e abbiamo parlato in diversi reel di quella che è la resistenza anabolica, il grasso anche aumenta, e nell'antagonismo tra tessuto adiposo e tessuto muscolare il tessuto adiposo inizia a essere più prepotente, ci sono molti più elementi proinfiammatori, e ricadiamo nella situazione che abbiamo visto, che se non c'è questa alternanza anabolico e catabolico, l'anabolico non è più tanto anabolico, o meglio rischiamo di immagazzinare più grasso che altro, quindi ci dobbiamo accontentare. E questa alternanza tra anabolico e catabolico ci deve essere in qualche modo, e nel bodybuilding nello specifico dobbiamo attuare, ma secondo alcuni regimi, cioè il digiuno intermittente si presta male, ma adesso ci arriveremo. Questa alternanza ci deve essere in un concetto di breve, medio, lungo e lunghissimo periodo. Iniziamo col breve periodo. Nella giornata ci deve essere un'alternanza, e si fa con cosa? Con il timing dei nutrienti. Quindi io concentro il grosso dei miei carboidrati, quindi anche tutte le spinte ormonali tipicamente collegate all'abbondanza, quindi spinta insulinica in generale, a ridosso del mio allenamento, che è una fase anabolica dove voglio sostenere la performance. Sicuramente l'allenamento tende ad essere catabolico perché vado a creare un danno tessutale al muscolo, però poi successivamente voglio spingere l'anabolismo. Perché? Perché voglio shiftare il mio sistema nervoso autonomo in una situazione parasimpatica in cui vado a incentivare il mio recupero. Quindi voglio una sfera di anabolismo, poi il resto della giornata bene o male, in maniera temperata eccetera, con diverse modulazioni in base ai ritmi, impegni eccetera, poi una situazione di calma insulinica, quindi non voglio stare perennemente anabolico. Qua è particolarmente interessante nella giornata attuare il time restricted feeding. Perché? Perché mantenere quelle 10-12 ore di digiuno giornaliero mi permette di recuperare tanto a livello sia di salute gastrointestinale, di capacità digestiva, quindi capacità anche di tenere dei forti surplus calorici nel tempo, sia a livello di sensibilità insulinica, sia soprattutto, ragazzi, di sonno. Sì, perché fare un pasto che non sia troppo carico la sera come ultimo pasto, che non sia troppo a ridosso della notte soprattutto, mi permette di migliorare il sonno. Se io prima di andare a dormire, 10 minuti prima, ci metto il riso e il pane, poi ci metto i grassi, il burro d'arachidi, e poi ci metto le proteine, 60 grammi, questo e quest'altro, super botta anabolica perché così la notte mi dura tutto quanto, sì, ma dormirò male, va a inficiare paradossalmente il sonno. Quindi fare dei pasti un po' più moderati, un ultimo pasto, e avere almeno una o due ore di stacco fino a quando non vado ad addormentarmi, mi migliorerà il sonno, farà riposare il sistema gastrointestinale. Quando mi sveglio, morning routine, quindi la prima cosa che mi sveglio, voglio idratarmi, quindi anche là, se mangio tanto non riesco a bere perché c'è una dilatazione dello stomaco, inizio a sentirmi male, rallento la digestione, sto intasato tutto il giorno. Invece prendermi la prima ora, le prime due orette per idratarmi, fare del cardio, fare della camminata, questo e quest'altro, abbiamo parlato spesso della morning routine, sapete che sono un grande sostenitore di avere una routine in generale, una giornata, cazzo, ma soprattutto morning routine, ecco, questo mi aiuta. Quindi applicare un time restricted feeding di almeno 10-12 ore di digiuno ogni giorno è sicuramente, anche in fase di off season, un'ottima strategia. Poi nelle ore di alimentazione, allora là andiamo a mangiare anche 8 pasti, 10 pasti, anche ogni ora, ora e mezza, gestiamo tutto quanto, tanti pasti, spinta anabolica, spinta calorica, però ci deve essere questa alternanza. Seconda fase di cycling, il medio periodo, cioè la nostra settimana, ecco qua, ho parlato spesso della carb cycling, quindi avere dei giorni un po' più spinti a livello calorico, che sono giorni dove sono più impegnato, quindi faccio i miei allenamenti, magari gli allenamenti più pesanti eccetera, e giorni, magari giorni in cui non mi alleno, più bassi a livello calorico e più bassi soprattutto a livello glucidico. Tra parentesi, e questo è un altro discorso che possiamo fare, che riguarda il cosiddetto digiuno metabolico, quelli che sono i pathways, quindi le strade, tra virgolette, collegate all'abbondanza, sono molto comuni a quella che è l'input glucidico, quindi carboidrati. Viceversa, grassi e proteine impattano meno. Non vuol dire che posso mangiare grassi e proteine quando digiuno, però in quel caso non è digiuno, vale. Però questa alternanza me la posso giocare anche e soprattutto considerando la spinta glucidica e conseguentemente insulinica. Lungo periodo, il mio mesociclo di lavoro. E qua abbiamo grandi strategie che possiamo considerare, che sono la strategia delle onde, il bulkathon. Ho dedicato anche questo un video su Instagram, quindi poche settimane di spinta e una o due settimane di cut importante, ok, e alterno così via, o strategia del blasting e del mini cut, quindi inserire magari 16-20 settimane di blasting calorico, di surplus calorico, e quelle 4-8-10 settimane di mini cut, ok. Normalmente il mini cut o le strategie di deload alimentare dovrebbero durare circa la metà di quanto dura la fase di blasting, questo come regola.
particolare generale. Abbiamo parlato in un podcast con Giacobbi, vatti a rivedere il podcast perché è super interessante. Quindi questo è quello che può succedere nel lungo periodo in cui io all'interno del mio mesociclo voglio delle fasi di alternanza, e in questo caso non mi serve il digiuno, perché come detto gran parte dei risultati li ho anche con quella che è la restrizione calorica, anzi il grosso l'ho con la restrizione calorica, quindi in questo caso può essere molto interessante e dovrei sempre utilizzarle, perché a un certo punto sto gioco di spingere calorie arriva a un punto di diminishing return, cioè non mi torna più indietro niente, cioè vedo che butto calorie ma non arrivano al corpo, non è recettivo. Quindi farlo una giornata, devo farlo una settimana, devo farlo anche a un certo punto nel lungo periodo, ma c'è anche il lunghissimo periodo. Qual è il lunghissimo periodo? È un elemento importante per noi bodybuilder, la gara, la contest prep, perché abbiamo quelle 12-18 più verosimilmente 18-20 settimane di deficit energetico che sono funzionali a darmi quell'input e quindi questa alternanza. Per cui, come vediamo nel bodybuilding, queste cose noi già le tocchiamo in qualche modo. Secondo me la cosa su cui dovremmo migliorare tutti quanti è il discorso di applicare un time restricted feeding nella giornata, quindi cercare di evitare di stare sempre a mangiare nella giornata, quindi breve periodo, la settimana, il medio periodo. Per quanto riguarda il lungo periodo, già si parla molto di mini cut o di bulk ad onda, quindi sicuramente molto interessante, e il lunghissimo, tutti quanti facciamo il cut, la prep. E la preparazione gara è quello che effettivamente dà tanto beneficio agli atleti, per cui si parla poi di rebound post gara, e molti atleti dicono addirittura che gareggiano per fare il passo indietro per farne poi due in avanti. Quindi molto spesso l'ottica del gareggiare è quello, soprattutto atleti meno esperti, vedete che sono le prime armi. La gara, ok, voglio vedere un attimo come stai sul palco, voglio vedere che esperienza c'hai, che cosa mi porti, e paragonarti agli altri per progettare a lungo periodo. Però comunque, al di là di questo, io una fase di cut più o meno spinta te la faccio fare sempre all'interno dell'anno, proprio perché ho bisogno di questa alternanza tra situazione anabolica e situazione catabolica, dove però per come vado a impostare le cose senza ricadere troppo in processi di gluconeogenesi eccetera, ma questo magari è un altro discorso, non ricadrò mai in un catabolismo proteico. Cioè quello che voglio fare in tutta questa impostazione è direzionare gli input catabolici verso il più possibile tessuto adiposo e direzionare quelli anabolici verso quello muscolare, e questa alternanza, quando ben gestita e razionalizzata, perché ovviamente qua abbiamo detto sali scendi, però poi ci deve essere una ratio in base a come ti alleni, allo stile dell'allenamento, al quantum, quindi quanto devo salire, quanto devo scendere eccetera eccetera, beh, quando ben gestita mi permette proprio di direzionare tutto quello che è l'input anabolico. Tutto qua, ovviamente si fa un discorso del genere, non è tutto bianco e nero. Beh, l'input anabolico verso il tessuto muscolare, quello catabolico verso quello adiposo, che è anche il motivo per cui molti atleti a calorie altissime riescono a essere tirati tra virgolette, comunque abbastanza in shape tutto l'anno, anche in fase di off-season. Ragazzi, questo è tutto per questo video, spero di avervi dato delle conclusioni interessanti. Qualsiasi domanda qua sotto sarò super ben lieto di rispondere, ok, va bene Ludo, ben lieto di rispondere, e noi ci vediamo al prossimo video.